rieccomi. Dopo praticamente un anno di assenza e dopo addirittura una pandemia mondiale, sono tornato per la gioia di tutti, anzi scusate, di tutte, perché questo sarà un video politicamente corretto. E per questi cazzi di quei pochi sparuti mentecati che non apprezzano il mio ritorno, perché tanto noi delle minoranze ce ne sbattiamo altamente i coglioni, ce glieli palleggiamo in testa proprio così, questo sarà un video politicamente corretto. Comunque, se mi sono destato da questo torpore prolungato qui sul canale, è tutto merito del buon Mr. Marra. Ora, io spero vivamente che lo conosciate, perché... altrimenti siete dei stupidi idioti! Ovviamente, se non si fosse capito, io seguo sia lui che il Cerbero praticamente dagli inizi, quindi diciamo sono un fan di vecchia data, ed essendo come me un grande appassionato di cinema, lo stimo molto, anche perché penso che sia uno dei pochi su YouTube Italia che di cinema ne sa effettivamente qualcosa, dopo il sottoscritto ovviamente. E devo dire, mi trovo spesso d'accordo con quello che dice, ma a sto giro tocca blastarlo, eh sì cazzo, bisogna. Marra parla della decisione presa dagli organizzatori del Festival di Berlino di accorpare le due categorie del miglior attore e miglior attrice in un'unica macro categoria, in seguito alle, chiamiamole, richieste di alcuni attori della comunità LGBT. In estrema sintesi, lui dice che a livello teorico può anche essere una cosa buona e giusta, ma a livello pratico un po' meno. Ma secondo me il punto è che il problema sta anche proprio a livello teorico, perché non può stare in piedi una cosa del genere, cioè non ha nessun motivo di esistere. In altre parole, è una puttanata colossale. Ma adesso vediamo perché Marra, sempre secondo me, ha torto su tutta la linea praticamente. Questa vicenda del Festival di Berlino mi ricorda un po' la storia dei crocifissi nelle scuole. Cioè, non so se vi ricordate, ma un po' di anni fa ci fu quella polemica incredibile proprio sul fatto che i crocifissi andassero tolti dalle aule perché, a detta di qualcuno, urtavano la sensibilità dei ragazzi musulmani e che quindi non si sentivano abbastanza integrati. Ora, stiamo parlando di due cose che all'apparenza potrebbero non c'entrare nulla, ma se li si guarda un po' più a fondo ci si accorge che a livello concettuale stiamo parlando praticamente della stessa cosa. Cioè, si tratta sempre di togliere un qualcosa per cercare di favorire un'ipotetica integrazione di una minoranza, andando a creare dei danni che forse gli organizzatori neanche si rendono conto, perché in primis vai a penalizzare ovviamente le donne, perché come giustamente dice anche Marra nel suo video, nel panorama attoriale le donne sono meno rispetto agli uomini, quindi sarebbero penalizzate banalmente proprio dal numero, avendo così meno possibilità di vincere il premio. Ma poi metti caso che al festival ti si presenta un, che so, La La Land. Ecco, prendiamo come esempio un film che abbia sia un attore che un'attrice protagonista, in questo caso Ryan Gosling ed Emma Stone, entrambi meritevoli di vincere il premio, però a quel punto, se entrambi sono meritevoli, a chi lo dai? È un bel problema, perché se vince Ryan Gosling, allora tutte le femministe direbbero: ecco, fanno vincere solo gli uomini. Oppure se vince Emma Stone, tutti gli altri direbbero: ecco, il potere delle nazi femministe, fanno vincere sempre solo le donne. Cioè, sicuramente ci sarebbero polemiche a non finire. Ecco, già così basterebbe a far capire che stiamo parlando di una puttanata senza appello, ma il nostro imperterrito Marra non si ferma certo qui. Lui sostiene che siccome tutte le altre categorie non hanno distinzione di genere, cioè miglior regia, miglior fotografia, miglior sceneggiatura, eccetera, allora ci sta che anche la categoria miglior attore in senso generale del termine
non abbia distinzione di genere. Ma il motivo per cui tutte le altre categorie non hanno la distinzione di genere è molto semplice in realtà. Le altre figure cinematografiche, cioè il regista, il direttore della fotografia, eccetera, non devono interpretare dei personaggi su schermo che, per forza di cose, hanno una distinzione di genere, prevalentemente maschile e femminile, e solo negli ultimi tempi si sono introdotti dei personaggi transgender. Però questo non significa che dei personaggi trans devono essere interpretati da degli attori trans. Per esempio, in The Danish Girl il protagonista è interpretato da Eddie Redmayne. E viceversa, non sta scritto da nessuna parte che degli attori trans non possano interpretare dei personaggi maschili o femminili. Però anche questo discorso della performance va chiarito un attimo, perché per me la performance propriamente detta è quella degli artisti contemporanei, tipo Marina Abramovic. Quella degli attori, invece, anche se in gergo viene impropriamente chiamata performance attoriale, è una recita, ovvero un'interpretazione di personaggi basata su un copione, una sceneggiatura, che anche se improvvisata ha comunque l'obiettivo di portare a compimento l'opera filmica. È ok che esistono i film d'artista, ma proprio perché d'artista non sono film tradizionali, con una storia ben definita, con dei personaggi ben delineati che richiedono per forza di cose l'interpretazione di un attore. Per cui, detto questo, non può essere una soluzione quella di chiamare la nuova macro categoria miglior performer, perché appunto questa definizione si addice di più agli artisti contemporanei o al massimo ai cantanti, ma non certo agli attori professionisti che interpretano dei ruoli. E sicuramente la soluzione non può essere, come è stato fatto al Festival di Berlino, di togliere un'intera categoria per non discriminare qualcuno, però andando a discriminare qualcun altro, cioè follia totale proprio. Però a questo punto vi starete chiedendo, ma allora qual è la soluzione? Cioè, Pavi, hai criticato fino adesso, dacci tu la soluzione! Ragazzi, tranquilli, sono o non sono il Gesù Cristo di YouTube Italia. E infatti adesso, a mo' di benedizione, vi elargirò della mia immensa saggezza rispondendovi a questo annoso quesito che sicuramente, dopo averlo sentito, cambierà radicalmente le vostre vite e vi renderà persone migliori. Ebbene, in questo caso, basterebbe semplicemente aggiungere una terza categoria. La si può chiamare, che so, miglior attore transgender o una roba del genere, così sei sicuro di non discriminare nessuno e sono tutti contenti. Genio! Poi però bisognerebbe vedere se effettivamente questa ipotetica terza categoria sia così necessaria, perché per quanto mi riguarda anche gli attori transgender potrebbero tranquillamente identificarsi nel genere maschile o femminile. Quelli che non si identificano in nessuno dei due generi, francamente, sono proprio dei casi limite, perché secondo me devi proprio andare a trovare proprio il caso più estremo in assoluto, cioè, che so, un ermafrodita che non si sente né maschio né femmina e che non lo puoi neanche decidere attraverso il nome, perché magari c'ha uno di quei nomi neutri tipo Michelle, e allora a quel punto cambia lavoro e rompere il cazzo, cioè. Questo sarà un video politicamente corretto. Bene, questo era quello che pensavo riguardo le stronzate sparate da Mr. Marra nel suo video. Non mi dispiacerebbe avere un confronto con lui, vi dico la verità, anche per sapere banalmente cosa ne pensa delle mie osservazioni e se magari vuole controbattere. Comunque, se volete, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questi argomenti. Spero di avervi inondato, come al solito, della mia inesauribile sapienza. E niente, noi ci rivediamo, se e quando ci rivediamo, ad un prossimo video.